Ciao a tutti ragazzi da Alessia, benvenuti in questo mio nuovo video, ciao. Allora, volevo parlare della partita che è in onda ieri sera, che è stata Fiorentina-Genoa, finita 0-0 in caso al Franchi allo stadio della Fiorentina, nello stadio della Fiorentina, e con questo biscotto e il biscotto, la Fiorentina si salva e si salva anche il Genoa. Sono contentissima che il Genoa si è salvato, grazie Gesù, forza Genoa. Sono contentissima che il Genoa si è salvato, perché dopo il Napoli la mia seconda squadra del cuore è il Genoa, perché siamo fratelli gemellati di una vita e nonostante si sia rotto il storico gemellaggio per colpa degli ultra che non hanno voluto più gemellaggio, e manco se capito bene perché, ma io rimango sempre tifosa del Genoa, perché non mi interessa che hanno voluto interrompere il gemellaggio, non mi interessa che il Genoa, che le tifoserie del Genoa e del Napoli hanno dovuto rompere i rapporti, per me rimarrò sempre tifoseria del Genoa, non mi interessa. Quindi sono stato contenta, ho sudato, ho sperato che il Genoa si salvava, anche se io ne ero convintissima che il Genoa si salvava, perché ho detto l'Empoli secondo me non vince con l'Inter, neanche un pareggio, secondo me non ce la fa, l'Inter è più forte, anche più fortunato, vincerà, ed è successo. Io ho detto la Fiorentina fanno una mezza cosa, aiuterà il Genoa. Quando sentirà che l'Empoli sta perdendo, la Fiorentina farà il biscotto col Genoa, pareggeranno e si salveranno entrambe, e di conseguenza si salverà il Genoa, perché poi se la Fiorentina vinceva e l'Empoli perdeva, comunque il Genoa non si salvava, il Genoa. Quindi si sono aiutate Fiorentina e Genoa, hanno fatto il biscotto, e giusto così, perché quando sento che la gente critica, ma che schifo, hanno fatto il biscotto ai danni dell'Empoli, ragazzi miei, da che mondo è un mondo. Esiste sta cosa, che tu senti dall'altra parte, se tu hai una buona amicizia, tipo la Fiorentina ha una buona amicizia col Genoa, e gli dice, dai, io mi devo salvare, e l'Empoli sta perdendo, perché la Fiorentina avrebbe dovuto fare un danno al Genoa? Tanto la Fiorentina anche col pareggio si salvava, perché se invece la Fiorentina non aveva buoni rapporti col Genoa, per me vinceva anche la Fiorentina. Quindi quando sento parlare queste cose, esistono ragazzi. L'Empoli, allora a questo punto l'Empoli non si doveva ridurre all'ultima giornata per salvarsi, come neanche il Genoa e neanche la Fiorentina, giusto? Però la partita più difficile ce l'aveva l'Empoli. Io lo dissi che non vinceva. Mi fa piacere per il Genoa. Sì, può sembrare brutto il biscotto fatto, però il calcio è fatto anche di questo, ragazzi. Molte squadre, un po' tutto il calcio italiano è fatto così, ragazzi. Non è Fiorentina e Genoa. Quante squadre si mettono d'accordo? Volevamo parlare della Juventus e tutte le squadre amiche. Atalanta, Sassuolo, Roma anche, il Napoli, il Genoa amico, altre squadre amiche, il Parma eccetera, il Milan, l'Inter, tutti hanno le squadre amiche, lo so è brutto da sentire come cosa, ma è così. Quindi la Fiorentina ha buoni rapporti col Genoa e quindi ha detto un pareggio, li salviamo entrambe, ma la Fiorentina non ha voluto vincere per non mandare il Genoa in B. Poi metti, dice che l'Empoli si pareggiava, il Genoa andava in B, in Serie B. Quindi l'Empoli doveva pareggiare e vedere anche in casa sua, non puoi solo vedere in casa degli altri. Mi dispiace tanto per l'Empoli, perché l'Empoli mi era simpatica, un bel gioco, un grande allenatore Andreazzoli. Mi dispiace tantissimo che andate in B. Secondo me in Serie B meritava di andare o la Fiorentina o l'Udinese. L'Udinese si è salvata precedentemente e la Fiorentina ha pareggiato col Genoa, ma per l'annata fatta la Fiorentina non meritava di stare in Serie A. Però ha avuto fortuna, tanto fortuna, che l'Empoli ha beccato l'Inter all'ultimo. Ma la Genoa per me era intoccabile. L'Empoli mi faceva simpatia, speravo nella Fiorentina, però lo sapevo che purtroppo andava all'Empoli. Detto questo, fatemi sapere sotto nei commenti se secondo voi è stato giusto che si sono salvate e sono rimaste in Serie A Fiorentina e Genoa, o meritava di più l'Empoli, e secondo voi questa partita è stata un po' un biscotto o è stato giusto il pareggio. Montella, ragazzi miei, è proprio scarso, non c'era perché aveva dato un pugno, è stato squalificato. Ieri non c'era perché aveva dato un pugno a un non so chi del Parma settimana scorsa. Montella è un allenatore scadente, ragazzi miei. Come ho dissi già dei tempi del Milan, è scadente, scarso. Ha fatto, da quando la Fiorentina l'ha ripreso, ha fatto tutte sconfitte e qualche pareggio. Non ha fatto una vittoria. Ragazzi miei, come è scarso Montella. Io lo dissi, Montella è scarso. Ma perché la Fiorentina fa questo? La società della Fiorentina anche è ridicola. È ridicola, ti vai a prendere Montella. Pioli sì, non era chissà che, ma meglio di Montella. Avete rischiato la Serie B, dovete ringraziare l'Inter che ha vinto. Quindi Della Valle si dice che forse vende la società e fa la miglior cosa, perché la Fiorentina non va in Champions in una vita, rischia di andare in Serie B spesso, quindi deve cambiare società, presidente, e deve spendere sul mercato se vuole tornare la Fiorentina forte come una volta. Il Genoa la stessa cosa, forse Preziosi vuole vendere,
secondo me, spero per il Genoa, per i suoi tifosi e per i miei amici tifosi del Genoa e genovesi e genovani, che vada un grande presidente, perché il Genoa merita di essere una grande squadra e di avere un grande presidente, non Preziosi che fa queste cose squallide, manda sempre il Genoa quasi in Serie B. Si salva a stento, spende ben dei migliori giocatori, li vende a gennaio, non compra nessuno, quindi speriamo bene. E se rimane Preziosi, speriamo che si dia una mossa, compra dei giocatori forti e che l'anno prossimo non si salva un'altra volta a stento il Genoa, ma faccia una grande annata. Me lo auguro per il Genoa. Detto questo, ragazzi miei, ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere sotto che cosa pensate, mettete un bel like, un bel mi piace se vi è piaciuto questo video. Forza Genoa sempre, forza Napoli sempre, gemellati per me e fratelli sempre, indipendentemente dalla rottura del gemellaggio, indipendentemente da questo biscotto fatto. Il calcio è anche così, ragazzi. Non può essere bello come cosa, ma esiste anche questo. Ma un po' tutte le squadre italiane lo fanno, eh. Mo' io sono meraviglia della Fiorentina del Genoa, ma quando la Juve ruba gli scudetti, la Juve, o quando altre squadre fanno dei pareggi che si vedono palesi, che sono abbastanza finti, o fanno delle sconfitte già a tavolino, non dite niente. Mo' incolpare solo il Genoa e la Fiorentina mi sembra esagerato. Detto questo, mi dispiace per l'Empoli, ma una si doveva sacrificare e io speravo la Fiorentina perché amavo il Genoa. Quindi, forza Genoa, forza Napoli. Sono molto contenta che vi siete salvati. Quando ho visto il palo preso dall'Empoli al 90esimo col pareggio, era finita già la partita con la Fiorentina per il Genoa. Il Genoa aveva pareggiato 0-0. Quando ho visto il palo dell'Empoli, ho detto che quella palla entrava, il Genoa è in Serie B. Ho sudato per loro, figuriamoci i tifosi del Genoa. Ieri voi difese del Genoa, immagino che avete fatto il giallo e vi siete messi in paura proprio a strizza, eh? Lo so, purtroppo avete Preziosi, che è Preziosi, io dico sempre, è della Ventis dei poveri, e della Ventis ma con meno soldi, cioè della Ventis dei poveri, scadente, un po' come della Ventis. Quindi vi capisco, ragazzi miei, noi ogni volta vogliamo vincere lo scudetto perché abbiamo della Ventis, ogni volta volete salvarvi avete Preziosi. Quindi ragazzi miei, vi auguro il meglio, Genoa. Vi auguro che a settembre cambia sia il presidente che la società e che tutta questa squadra si salvi. La Fiorentina per me può fare ciò che vuole, si può anche suicidare, può ammazzarsi, a me la Fiorentina non mi interessa niente. A me non me ne vogliate, ma la Fiorentina come società, squadra, giocatore, tifoseria non mi è simpatica. Però, a pelle, sono nemici della Juve, però spesso sembrano amici della Juve invece di nemici. Secondo me sono finti nemici della Juve e poi non so, a pelle mi urtano. Quindi non lo so, è a pelle. Non so. Non mi fanno simpatia. Quindi detto questo, forza Genoa, grande ragazzi. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Sempre forza Napoli. Forza Napoli. E ci vediamo al prossimo video. Forza Genoa sempre. E che dire? Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi, da Alessia Napoli da 91. Alessia, ciao.